Questo programma è offerto da... Finalmente l'ho trovata. Ci risiamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emil Banca. Entra in Emil Banca, la tua passione è anche la nostra. Emil Banca, il cuore nel territorio. Che oggi, quindi cosa cambia? Quello... Bentornati alla seconda puntata di Basket Land. Parleremo naturalmente di Virtus e Fortitudo, una Fortitudo che perde giocando male, sinceramente lontana parente della squadra vista contro Venezia, 83-60 a Varese. La Virtus sta giocando, primo tempo 39-35 per Venezia, ha avuto anche dei vantaggi ampi. Nei punti che andiamo ad approfondire ci saranno analisi delle difficoltà notevoli, anche impreviste, di Milano in campionato, ma soprattutto in Coppa, e invece i successi concreti di Virtus e Brescia, che si confermano anche in Europa due squadre solide e vincenti. Andiamo adesso in sigla e poi torneremo in studio. Che sapore ha la gioia? Quello delle novità, come il nuovo bistrato Yon, uno strato di goloso cioccolato con cremoso yogurt al caffè. Così la gioia raddoppia. Yon, il gusto della gioia. Bentornati, eccoci qua, partiamo con la prima sorpresa dell'anno con Anna Maria. Buonasera e bentornati. Questa sera qui con noi avremo l'opinionista Marco Calamai. Che mi avete già visto, buonasera. Fabrizio Pungetti, il vice direttore di Basket Magazine. Buonasera e ben ritrovati. Mentre Alessandro Stagni non sarà qui con noi in studio, perché è al Paladozza a vedere Virtus contro Venezia, ma lo avremo in telefono, diciamo. Abbiamo anche Damiano Montanari, giornalista di Stadio. Salve. E nel corso della puntata avremo come ospite telefonico Marco Carraretto, general manager della Fortitudo. Quindi Marco, qual è la notizia della settimana? Più di una, poi faremo scegliere a Fabrizio e al nostro amico e ospite Damiano quale vogliono eventualmente approfondire. Sicuramente è una notizia di ora, di questi minuti, il ritorno ufficiale in campo di Teodosic, che ha giocato uno spezzone già nel primo quarto, con un po' di passaggi e un grande canestro da tre punti, ma la notizia non è questa, è il suo ritorno in campo. E sicuramente è una notizia anche la prima partita in Serie A della squadra femminile, la Virtus Rosa, che riporta, come dicevamo, la Bologna del Basket, Basket City, ad avere tre squadre in Serie A, con tutti gli onori, perché il patron Zanetti e Baraldi erano presenti addirittura alla prima partita. Non ha vinto, ma ha giocato una buona partita contro Broni. E infine, in settimana, l'ingaggio di due grandissimi giocatori, vice campione del mondo, Scola e Delia, i pivot, diciamo, i lunghi dell'Argentina, da parte delle due squadre favorite insieme a Venezia per lo scudetto, cioè di Milano e della Virtus. E anche questo, secondo me, ha un significato. Sentiamo Damiano, da giornalista, qual è la più notizia della settimana, se si può scegliere, se si può dire, diciamo, tra queste tre. Allora, direi sicuramente l'arrivo di due argentini, due acquisti che sono stati fatti all'ultimo secondo, last minute, da Milano per quanto riguarda Scola, dalla Virtus Bologna per quanto riguarda Delia.
due aggiunte che possiamo dire, fra virgolette, sono pleonastiche o comunque diciamo non erano strettamente necessarie. È un quid in più che è stato aggiunto a due roster importanti, nel caso di Scola, insomma, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, nonostante la sconfitta in Eurolega contro il Bayern Monaco, ha iniziato subito molto bene con Milano. Delia, adesso lo vedremo con la Virtus, anche quella è un'aggiunta importante. Mi ha stupito, diciamo così, l'arrivo del lungo virtussino, perché si era parlato comunque di un 3, di un ala piccola in grado di allungare il reparto degli esterni, invece è arrivato un giocatore indubbiamente molto forte, un giocatore di talento che però è un altro ruolo. Vedremo adesso con il rientro di Teodosic, c'è l'altra notizia molto importante, se insomma il reparto esterni potrà trovare magari quella lunghezza, quella profondità che forse fino qui è mancato in una stagione in cui, in un inizio di stagione in cui la Virtus comunque ha parità assolutamente col piede giusto, percorso netto in campionato e vittoria convincente a Ulm in Eurocup. Fabrizio, per te c'è una notizia che si stacca dalle altre? Ma tutte notizie importanti, forti e di buon auspicio. A livello oltre Bologna direi sicuramente l'arrivo di Scola, che secondo me non è, in realtà era necessario per quello che si sta vedendo, almeno nei primi approcci della nuova stagione. Mi sembra che anche questa Milano, come nelle ultime edizioni, non si vedesse o non si veda, almeno per il momento, un giocatore di fortissima personalità. Mac, pur con un gran curriculum NBA, per ora non lo ha dimostrato, oggi addirittura non ha segnato nessun punto. E invece Scola, appena arrivato, pur coi suoi 39 anni, ha fatto vedere di poter essere ancora un trascinatore. Credo invece che per quello che riguarda l'arrivo di Delia alla Virtus, questo non pregiudicherà l'arrivo di un altro giocatore nel ruolo esterno, come si diceva. Sono d'accordo. Anna? Allora, adesso abbiamo il terzo tempo Fortitudo e dovremo avere in collegamento telefonico Marco Cararetto. Non so se già ce l'abbiamo. Se no, Fabrizio. Ecco, okay. Non ce l'abbiamo, quindi puoi andare con gli sms. Abbiamo. Allora, potete da questo momento inviarci sms al numero 366-2710-250. E anche su WhatsApp, però, mi raccomando, non messaggi vocali. E vi invito a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook Basketland Emilia Romagna, sulla quale mi auguro possiate interagire con noi anche nel corso della settimana. Marco, invece, adesso approfondiamo i temi lanciati nell'opinione. Presenta Cararetto, perché se no ce l'abbiamo. Benvenuto, Marco. Buonasera a tutti. Grazie Marco, siamo qui con Anna Maria, abbiamo Damiano Montanari e Fabrizio Pungetti. Allora, Buonasera a tutti. Buonasera, partita di Varese, l'ho seguita, non sembrava proprio la Fortitudo vista con Venezia. Dacci le tue sensazioni di una partita, sapevo che era difficile, ma che lo è diventata molto di più. Ma una partita che già alla vigilia era molto insidiosa, come hai detto tu, un atteggiamento, una squadra in campo completamente diversa rispetto a quelli visti nelle prime due partite. Varese ha impresso subito un gioco molto fisico e probabilmente non siamo stati in grado, a parte il primo quarto, di poter competere a livello di energia e di durezza. Questo ha permesso a Varese di fare un break abbastanza importante nel secondo quarto, e poi dopo da lì la partita, diciamo, è stata chiusa nelle prime battute del terzo quarto, senza, a parte qualche sprazzo con qualche buona circolazione di palle dei canestri da tre punti, dove non siamo mai riusciti a ridurre lo svantaggio sotto i 12 punti. Certo, e secondo me non è preoccupante una sconfitta a Varese. Kaya è un allenatore che riesce a reinventare delle squadre dal nulla, quindi anche giocatori sconosciuti riescono a fare grandi prestazioni. E invece, diciamo, da valutare l'aspetto che tu stavi giustamente sottolineando, cioè la grande energia, intensità e fisicità che Varese ha messo in campo e a cui la Fortitudo non ha risposto,
Allora, ti chiedo, secondo te, se è un aspetto legato alla intensità di Varese, che negli anni scorsi ha messo in difficoltà squadre ben più quotate, diciamo, della Fortitudo, con questa forza fisica ed energia, o se la Serie A, diciamo, che si prospetta è questa, se la Fortitudo sul piano dell'energia, non parlo di esperienza o di talento che ce l'ha, è in grado di controbattere, perché non tutti giocano come Varese, ma insomma anche qualche altra squadra gioca con questa intensità. Mi sembrate alcuni giocatori in grande difficoltà della Fortitudo. Ecco. Ma Marco, sai, la nostra è una squadra che oggettivamente non ha un impatto fisico importante come possono avere altre squadre più giovani e più atletiche. Chiaramente credo che abbiamo un giusto equilibrio tra esperienza e la fisicità di alcuni. Diciamo, oggi è stata una partita storta sotto tanti punti di vista. In difesa abbiamo fatto fatica ad arginare i tiratori di Varese. Varese dal canto loro ha fatto una partita incredibile, perché hanno avuto una percentuale di tiro molto alta e oggettivamente abbiamo fatto fatica a circolare la palla come avevamo fatto vedere nelle prime due partite. Quindi non credo sia una partita che può essere un ago della bilancia, però chiaramente abbiamo avuto delle indicazioni su quelle che sono le cose da migliorare, da pareggiare. Certo. Detto questo, ovviamente non credo che, diciamo, la fisicità sarà sempre la nostra arma vincente o competere a livello di fisicità. Credo che ci voglia sì una dose di fisicità, ma noi dovremmo usare molto di più l'aspetto di esperienza che hanno la maggior parte dei giocatori della nostra squadra. Certo, un'ultima cosa, notavamo anche con Damiano che c'è un'analogia, parlando di due trasferte, tra quella di Pesaro e questa. Chiaramente Pesaro in quella partita non aveva la stessa intensità di Varese, però il secondo quarto di Pesaro e il secondo quarto della Fortitudo di oggi si assomigliano, cioè due partite diverse ma due secondi quarti non buoni. Ecco, se questo è un'altra cosa su cui si può riflettere. Ma credo che siano due, per ora possiamo chiamarle coincidenze, perché invece contro Venezia il secondo quarto è stato un quarto dove abbiamo mantenuto la stessa fisicità e abbiamo comunque condotto la gara contro la squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso. Certo. Credo che è ancora troppo presto per dire o trovare delle regole in quelle che sono l'andamento della squadra. Chiaramente oggi è una partita che, diciamo, la maggior parte dei giocatori non ha espresso la capacità e la qualità di gioco che ci aveva fatto vedere nelle altre partite. So, io sono d'accordo con quello che ho letto di coach Martino, che ha detto: certamente non sono contento, però da questa partita possiamo trarre degli spunti molto importanti, e a volte è bene anche giocare così male e fare brutte figure se si riesce da qui diciamo, a prendere i giusti insegnamenti e le giuste contromisure. Penso che sia giusto questo, no? Ma io condivido, nel senso che molto spesso anche le vittorie ottenute in modo rocambolesco nascondono alcune lacune. Invece le sconfitte mettono un po' a nudo e a crudo quelle che sono le difficoltà della squadra, quindi credo che le sconfitte insegnino molto di più delle vittorie avvenute in modo rocambolesco. Credo che questa partita di oggi ci abbia messo in evidenza alcune cose sulle quali dobbiamo migliorare. È logico che in questo primo inizio di campionato ci siano ancora diverse cose da migliorare, e credo che la qualità di gioco che potremo esprimere da qua ai prossimi mesi aumenterà molto, però chiaramente questo ci ha messo in evidenza alcune cose sulle quali già dalla prossima settimana cominceremo a lavorare per farci pronti nella partita contro Viso. Certo. Damiano voleva chiederti una cosa. Ciao Marco. Ciao Damiano. Ciao. No, più che altro una considerazione, più che una domanda. Io credo che in questo momento, anche prendendo spunto da quello che hai detto tu, quello che hai detto oggi Antimo dopo la partita, che un po' la parola chiave sia equilibrio. Cioè, una partita storta come quella di Varese, insomma, può capitare. Una partita clamorosa come quella contro Venezia, perché no, prima si parlava di fisicità. Venezia è una squadra che potenzialmente, insomma, di fisicità ne ha, è anche parecchia, e la Fortitudo è riuscita a vincere, dal mio punto di vista,
utilizzando l'arma che oggi ha utilizzato Varese contro la Fortitudo, cioè una grande energia e una grande intensità. Quindi non vedo, diciamo così, un problema congenito nella Fortitudo da questo punto di vista. Quindi la considerazione era grande equilibrio da vivere adesso anche nei confronti di una piazza che magari noi lo sappiamo è facile a cadere preda di grandi entusiasmi, magari a giudicare in modo esagerato una sconfitta, però insomma io credo, e dimmi tu che cosa ne pensi, che un po' la verità sia sempre nel mezzo, nel senso siamo all'inizio del campionato, si sta ancora lavorando, e io credo che insomma la squadra che tu e Antimo avete allestito in estate sia assolutamente pronta e competitiva per l'obiettivo che la Fortitudo si è data. Oh, hai ragione Damiano, nel senso che anche io credo che non ci sia ancora un giusto ago della bilancia. Chiaramente sono momenti in cui si cerca di migliorare un percorso, diciamo, insieme di questa squadra ancora relativamente breve, pre-campionato e tre partite di campionato. Condivido con te che non eravamo una squadra da lotta per lo scudetto, viste le prime due vittorie. Non siamo una squadra da giocarci a retrocessione all'ultima partita, vista la partita di oggi. Credo che dobbiamo essere noi stessi all'interno del gruppo sereni nel fatto che comunque abbiamo un percorso, abbiamo l'ambizione di voler rimanere in questa categoria, e poi tutto quello che viene in più è un sogno che cerchiamo di viverci nel migliore dei modi. Quindi all'interno di quello che è il gruppo di lavoro legato alla prima squadra, staff tecnico, atletico e medico, siamo concentrati al fatto che oggi abbiamo fatto una brutta partita in un campo difficile contro una grande squadra in un grande momento, e niente, dobbiamo lavorare giorno per giorno, preparandoci adesso al meglio delle nostre possibilità per la partita casalinga contro Treviso. E poi, insomma, come abbiamo fatto l'anno scorso, dove l'obiettivo era molto più ambizioso, fare un passettino alla volta, vedere non la montagna dal basso fino alla cima, ma vedere un pezzettino alla volta, cercando di arrivare il più in alto possibile. Grazie Marco, grazie. Grazie a voi, buonasera, buon proseguimento. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Bye, Ian. Bene, allora Marco, adesso approfondiamo i temi lanciati nell'opinione. Sì, certo, l'accennava prima Fabrizio, il primo tema è che a Milano è dura per tutti, no? Adesso non voglio ricostruire tutte le vicende degli ultimi allenatori, sono tutti allenatori importanti, ma da Repesa a Banchi, a Pianigiani e all'inizio di Messina fanno tutti fatica con Milano. A Scariolo ancora prima. A Scariolo, che ha vinto dappertutto e con tutti, non ha vinto a Milano. Non possiamo da qui spiegarne i motivi, certamente alcune considerazioni sono banali, grande piazza che offre stasera Inter-Juventus, il derby tra Inter e Milan, teatro, cinema, cultura, tantissime attrazioni diverse e quindi palato fine. Però, insomma, obiettivamente, anche se la squadra è rinnovata, una partenza come quella di Milano, che perde in casa con Brescia stando sotto 35 minuti, in Coppa perde secco, non è un esordio da Ettore Messina. Manca Mitzov, manca Nedovic, manca Gudaitis, però se vogliamo parlare di quelli che ci sono, Mac sinceramente mi è sembrata una scelta al momento perlomeno discutibile, per quanto lo si è cercato, visto che Ettore Messina ha detto che lo cercava dai tempi del CSKA a Mosca. Mi sembra un giocatore per l'Europa completamente digiuno da questo punto di vista, e in attacco veramente limitato da una mancanza di tiro molto, molto evidente. Naturalmente in difesa è molto forte, gli altri cresceranno, però insomma mi è sembrato così, e anche White, cercato e voluto, fino adesso è un pesce fuor d'acqua. Comunque su Milano è questa. E invece l'altro tema, e qui Fabrizio ci può aiutare, perché parliamo di Varese e di Virtus e di Brescia, due squadre che non hanno in comune gli obiettivi, però hanno in comune il fatto che sono allenate da due grandissimi ex giocatori con cui Fabrizio ha condiviso annate importanti e possiamo anche dire un'amicizia, che sono Esposito e sono Djordjevic, due giocatori a cui non togliamo niente parlando del loro passato,
dicendo che erano più forti in attacco che in difesa. Poi tutti e due molto furbi, quindi sapevano dove mettersi, però molto talentuosi, e entrambi, come coach Dado Lombardi a suo tempo, scadenti difensori, ma molto esigenti sul piano dell'organizzazione difensiva delle loro squadre da allenatori. Esposito ha scelto quest'anno, e secondo me con grande criterio, una difesa, quella che abbiamo visto anche a Milano, dove avendo tanti giocatori molto simili per caratteristiche, va e lavora sul cambio sistematico, e questo ha messo in crisi totalmente Milano. E sono giocatori, cioè il playmaker è Vitali, 2,1 m, il pivot è 2,3 m, che è Kane, il numero 4 che sia Sacchetti o Zerini è 2 m, si fa presto a cambiare, Horton è 2 m anche lui, però la usa benissimo questa difesa. Coach Djordjevic sta lavorando su una difesa che, diciamo, mura, cementa l'area. In area è difficile con la Virtus andare a giocare da dentro, magari concede qualcosa da fuori, la squadra tedesca ha segnato molto da lontano, ma in area non riuscite a entrarci. Quindi allenatori che hanno questo tipo di caratteristica in comune. Tu avresti detto, Fabrizio, a suo tempo, di questi due grandissimi talenti che sono passati anche in Fortitudo, A, che sarebbero diventati allenatori, B, che sarebbero diventati allenatori così esigenti in difesa? Ma intanto la Virtus ci si avvicina alla fine del terzo quarto, sotto di 3, aveva impattato 2 volte poco fa, ma Venezia resiste a più 3. E di Esposito no, proprio mai avrei pensato avrebbe fatto l'allenatore. E di Djordjevic invece si intuiva già che la sua intelligenza e conoscenza del gioco avrebbe potuto portarlo anche ad essere quello che è poi diventato, un allenatore importante. L'altro aspetto, secondo me, sì, magari apparentemente difficilmente prevedibile, però quando due persone come Esposito e come Djordjevic conoscono bene il gioco per il quale avevano un grande talento, credo che poi alla fine l'intelligenza che hanno non poteva che portarli. Certo, a prima vista lascia un po' sorpresi, ma credo che sia una maturazione avvenuta dal ruolo di giocatore a quello di allenatore. Mi fa piacere che Esposito sia partito con il piede giusto, perché al di là dei grandi meriti di Pozzecco nella seconda parte della stagione di Sassari lo scorso anno, credo che quella sia rimasta una grande incompiuta di Esposito, che aveva costruito quella squadra fino agli ultimi dettagli con l'infortunio a Benford, e poi per, diciamo così, divergenze caratteriali ha preferito, come non fanno molti, rinunciare all'incarico e al suo contratto e lasciare Sassari. Tu sei troppo giovane per ricordarti Djordjevic. Come no? No, guarda, io comunque... Esposito da giocatore? Come no? Quando Esposito giocava in Fortitudo, se non ricordo male, era dal 93-95, giusto? Sì. Quindi io nel 93 avevo 15 anni. Ah, però. Non sono giovanissimo, quindi... No, vabbè, chiaramente poi l'ho seguito. Secondo me è molto migliorato anche proprio come allenatore nel suo, diciamo così, nel suo percorso. Io me lo ricordo all'inizio, anzi, anche come giornalista era un po' più, cioè relazionarmi con lui era forse un po' meno semplice, perché lui era ancora più caratterialmente l'Esposito giocatore che l'Esposito allenatore. Quindi lo vedo molto più maturato, sono molto contento per lui, e credo che paradossalmente il fatto che lui fosse un grandissimo attaccante, magari meno portato a difendere, possa avergli dato quella spinta in più per dare alle sue squadre un'impronta contraria. Nel senso che probabilmente, e lui ne è cosciente, certo, non ci sono tanti giocatori con il talento che aveva Enzo, anzi quasi nessuno, ecco, molto pochi. Quindi chiaramente tu sei un allenatore, io sono un giornalista, però impostare una squadra sperando di trovare il talento è un conto. Impostare una squadra con una forte identità difensiva è secondo me una base molto più solida, e questo Vincenzo lo sa meglio di noi. Certo. L'altra sera, tra l'altro, nella sconfitta di Brindisi, ma lì incontravo un altro grande allenatore che è Vitucci, ha fatto una cosa che non si vedeva fare da anni, almeno io non lo ricordo.
infuriato per come stava giocando male la sua squadra, che poi era anche abbastanza vicina a Brindisi, ha tolto tutti e cinque del quintetto e ha messo altri cinque. Questo è un fatto molto raro, ci vuole anche una grande personalità per riuscire a farlo. Cosa c'è adesso, Anna Maria? Allora, invece adesso parliamo dei giocatori italiani alla ribalta. Sì, vi lancio questa provocazione, sicuramente anche oggi ce ne sono stati di bravissimi, ma guardando anche le altre partite, ma mi viene da pensare, Della Valle ha fatto una partita molto, molto buona in Germania, uno dei pochissimi si è salvato anche con poco tempo a disposizione. Ricci, non so come sta giocando oggi, ma ha avuto un impatto sulla Virtus superiore a ogni aspettativa. Gioca meglio che con Sacchetti a Cremona, gioca di più, gioca da titolare, difende, segna, ha segnato in Germania, ha segnato in campionato. Luca Vitali sta guidando la squadra di coach Esposito, cioè Brescia, a grandi cose. Beh, io vi ho detto i nomi di tre giocatori esclusi dalla nazionale da parte di Sacchetti o comunque sotto utilizzati come Della Valle e come Vitali. Se poi pensiamo che Tonut sta giocando benissimo con Venezia come protagonista, mi pare che i giocatori non fenomeni ma buoni li abbiamo, e che forse Sacchetti, l'ho detto anche l'altra volta, è un allenatore più adatto al campionato che non a livello internazionale. Vogliamo aggiungerci la Quintana? Esposito sta facendo giocare la Quintana da titolare, come Luca Vitali o quasi, e questo ragazzo sta rispondendo in un modo fantastico. Anche lui un giocatore talentuoso, fisico, ma che mai nessuno aveva fatto giocare così a lungo. C'è qualche altro giocatore da aggiungere, Fabrizio? Ma per quello che riguarda la giornata di oggi, Michele Vitali 12 punti a Trento. Però lui e Spisso hanno fatto i 2-3 punti fondamentali prima del tiro di Gerrels. Sì, e Alessandro Gentile 12 anche lui. Abbas non è riuscito a evitare la sconfitta a Brescia. Brindisi 15 punti con 4 su 7 da 3. La Quintana ancora in doppia cifra con 11, Biliga in doppia cifra 10 punti e 2 rimbalzi, doppia cifra anche per Ruzier, ma Cremona sconfitta, 11 punti in 20 minuti. Direi che i migliori della giornata sono Fontecchio con 14 punti in 22 minuti, 5 su 6 da 2, 1 su 4 da 3, 1 su 1 ai libri, 4 rimbalzi, 2 recuperi, e direi anche il nome più sorprendente a questi livelli, Severini di Treviso, 11 punti e 4 assist in 24 minuti. Ed è già la seconda volta che gioca così bene. Anna, adesso tocca. Adesso abbiamo il punto del pungio. Punto del pungio, siamo ancora ai primi versi della nuova stagione, quindi andiamo molto cauti. Direi innanzitutto che la stagione è iniziata con un pregresso che mi auguro non faccia storia e rimanga fine a se stesso. Non mi riferisco alla Supercoppa e alle polemiche arbitrali che si è portata dietro, non perché Brindisi non avesse ragioni su alcune scelte arbitrali veramente scellerate, però se cominciamo la stagione con gli esposti alla federazione, al presidente del CIA e quant'altro, chissà quando poi le partite conteranno davvero, davvero di più. La buona notizia arriva dal campo, fuori dal campo il basket continua a soffrire, meno televisione quest'anno, stampa specializzata sempre più in difficoltà, e quindi speriamo che queste nuove star facciano capire al movimento che c'è bisogno di investire anche su se stessi per non ritornare in una nicchia che non porterebbe sicuramente nuove risorse. Infine una riflessione sulla Fortitudo. È ovvio che la sconfitta di Varese, al di là che nell'entità forse non era prevista, non deve abbattere, come non doveva esaltare prima, l'inizio vincente. Mi è sembrato un po' prematuro e un po' frenetico dopo una partita, per quanto bella e buona disputata, discutere, anzi quasi sparare sentenze da parte dell'ambiente e anche della stampa di una conferma di Stephens già quando ci sono ancora 2 mesi almeno per valutarla. E Sims, al di là della coglionata, perché questo è, che ha fatto, rimane credo una prima scelta della Fortitudo di quest'anno,
Se poi invece il dubbio è fra Daniel e Stephens, credo che ci sarà tempo. Parlarne già dopo una partita giocata benissimo mi è sembrato un po' frettoloso. Bene, adesso Anna Maria? Andiamo qualche minuto in pubblicità. Bene. Ottica Pasquini, a Bologna dal 1907. Ottici da quattro generazioni, lenti di altissima qualità e strumentazioni innovative. Per i tuoi occhi, la preparazione del dottor Gianluca Pasquini, laureato in ottica e optometria, e l'esperienza di Luigi Pasquini, maestro ottico. Specialisti in lenti progressive, analisi visiva e lenti a contatto, associato al gruppo Green Vision. Ottica Pasquini, dal 1907, via Indipendenza 20M, Bologna. Buona visione sempre. Finalmente l'ho trovata. Ci risiamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emil Banca. Entra in Emil Banca. La tua passione è anche la nostra. Emil Banca, il cuore nel territorio. Mi dicevi che è un Rolex? Buttato. La Ferrari però? Un'altra auto. E allora? Taxi click, geolocalizzati, un'app gratuita ancora più easy e arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi click easy è straordinario. Che sapore ha la gioia? Ha il sapore delle novità, come le novità Yomo. Nuovi gusti golosi come la stracciatella. Ingredienti selezionati, latte italiano e la cremosa bontà di Yomo. Con un gusto che ha la gioia dentro. Tante golose novità, tutte da provare. Yomo, il gusto della gioia. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Testimonial d'eccezione di Eurocamp, coach Stefano Pilastrini ed il play vice campione olimpico Gianmarco Pozzecco. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In-Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop. Shopping Shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. Bentornati in studio. Marco, adesso abbiamo il momento Fortitudo. Certo, ne parleremo anche con Damiano, una buona parte l'abbiamo sviluppata e ringraziamo sempre di questo, l'abbiamo sviluppata con Marco Carraretto che ringraziamo, sempre molto preciso, corretto. L'impressione
mia, vedendo la partita da allenatore proprio, è stata che questa, come se la Fortitudo avesse per la prima volta messo piede in Serie A. Questo perché Pesaro naturalmente è ancora indietro, la prima partita non è stata indicativa, e perché la Venezia, che ha giocato qua per 37 minuti, non si è espressa certo al meglio. La fisicità che ha messo in campo Varese è stata veramente incredibile, anche come energia. Cioè, ha proprio come marcato una separazione, ecco, tra due squadre, sembrano appartenere a due mondi diversi. Sappiamo che non è così. Varese è una squadra che sicuramente costa meno, ampiamente meno della Fortitudo, e ha anche, ritengo, meno talento. Però Kaya è il talento che questi hanno, e la forza gliela tira fuori, e hanno già un cliché, diciamo, sono abituati. L'impressione mia è stata che ci fossero pochi giocatori oggi della Fortitudo che, pur giocando male anche loro, fossero all'altezza di questo scontro. Gli Union e Fantinelli non hanno certo giocato la migliore partita, però in campo ci sono stati e ci stanno. Aradori in attacco, insomma, alla fine ci sta. Gli altri mi sono sembrati una difficoltà eccessiva, ecco. Ho visto un Robertson piccolo, piccolo, fragile, sì, con questo grande tiro quando ha spazio. Stipcevic in difficoltà a passare a metà campo in palleggio, pressato in un modo incredibile. 10 tiri da 3 punti i primi 10 minuti, cioè media 40 tiri da 3 punti, non esiste, sono scelte che non vanno bene. Vorrei ricordare che Varese, ripeto, per quanto intensa e ben allenata, i due americani di riferimento, cioè Mayo e Simmons, erano il playmaker e il pivot di Scafati, cioè giocatori che hanno fatto bene in A2. Insomma, non è che abbiamo incontrato degli avversari di Eurolega. Questo lettone, Jakovic si chiama, che ha sparato 4 canestri da 3 punti di fila prima di sbagliare il quinto, ha messo in difficoltà tutti in difesa. Ecco, l'analisi giusta è quella che faceva prima Damiano e anche Cararetto, cioè la Fortitudo non è quella, non direi quella di Pesaro, perché ripeto, Pesaro ha fatto una partita importante, una vittoria fondamentale per la salvezza, però non è stata una partita brillante, ha fatto una grande partita per 37 minuti con Venezia, perché io ho ancora in mente il 15-0 che Venezia ha inferto, e se non c'era loro a prendere quei tiri liberi siamo ancora lì a giocare, quindi... Però per 37 minuti è stata una bellissima Fortitudo. Quella non è la Fortitudo vera, quella di oggi non è la Fortitudo vera. A corsa lunga, insomma, verrà fuori la squadra, diciamo, del giusto per questo campionato. Sono d'accordo con Cararetto, un campionato dove non si deve giocare per lo scudetto, ma nemmeno giocare per la salvezza all'ultima giornata. Faccio notare questa cifra, 40 rimbalzi per Varese, 28 per la Fortitudo, ma non solo il meno 12 che colpisce, è che nei 28 rimbalzi Fortitudo 8 sono di Fantinelli, questo grande playmaker che prende rimbalzi come un lungo. I lunghi, o cosiddetti lunghi Virtus, ne hanno presi insieme ben pochi: 3 Lunen, 2 Daniel, 4 Stevens e 1 Mancinelli. Ecco, questo è un aspetto, secondo me, che va anche messo in evidenza. Vi interrompo solo un secondo. Primo vantaggio della Virtus a 4 minuti dalla fine, 60-58. Bene. Damiano. Guarda, ne parlavamo anche prima, e come ho detto anche a Marco, secondo me oggi Varese ha battuto la Fortitudo utilizzando la stessa arma che la Fortitudo ha utilizzato per battere Venezia, cioè questa grande energia, questa grande intensità, questa aggressività sul campo. È stato decisivo chiaramente il secondo quarto, in cui la Fortitudo probabilmente ha inizialmente sbandato, poi non è riuscita a rimettere la partita sui binari giusti. Varese è stata molto brava, molto cinica, e devo dire anche molto aiutata da una prestazione balistica assolutamente fuori dal comune di alcuni giocatori, in particolare avevamo detto prima Mayo, lo stesso Jakovic, che ha tirato da qualsiasi posizione facendo anche canestri ai limiti quasi della fortuna, fra virgolette, proprio per come sono stati costruiti, per la difficoltà estrema anche in cui sono stati realizzati. Io credo sinceramente, e l'ho anche scritto in queste settimane, che questa Fortitudo valga una metà classifica alta. Non credo che alla fine dei conti lotterà per salvarsi l'ultima giornata,
chiaramente sarebbe stata follia pura pensare a, dopo la vittoria con Venezia, che addirittura potesse competere per lo scudetto. Però insomma il compito della squadra in questo momento è consolidare la propria identità, cercare di avere una difesa aggressiva, intensa, perché è questo che deve fare. Poi è anche vero che, come diceva Marco Carraretto, la squadra non ha nella fisicità la sua arma principale, però ha anche l'esperienza giusta e il talento giusto per riuscire a diciamo così, far quadrare il cerchio. Mi rifaccio anche a una considerazione che aveva fatto Antimo Martino prima della partita con Venezia, in cui proprio a una domanda che avevo fatto aveva risposto dicendo noi stiamo cercando e siamo nelle condizioni di farlo il giusto equilibrio tra atletismo, agonismo, insomma aggressività e talento. E secondo me su questi due binari paralleli la Fortitudo dovrà cercare di costruire il suo campionato. Chiudo spezzando una lancia a favore di Stipčević, che è un giocatore che io stimo moltissimo da un punto di vista, diciamo così, tecnico, ma anche dal punto di vista umano. Ho avuto la fortuna di poterlo intervistare questa settimana, mi ha raccontato la storia della sua vita, come è cresciuto addirittura durante la guerra di indipendenza croata, quindi insomma davvero una persona forte che ha imparato a forgiare il proprio carattere, la propria personalità in situazioni drammatiche che non nulla hanno a che vedere con la pallacanestro. Concordo con Marco, oggi ha giocato male, una partita negativa, però insomma non credo che sia il giocatore che è stato visto oggi, e credo che insieme a Fantinelli possa essere un valore aggiunto importante. Certo, io Stipčević non lo discuto, mi sembra un acquisto importante anche per me, ribadisco, le cose migliori non le fa a portar palla e a fare il playmaker, è un fisio da playmaker, ma fondamentalmente è un tiratore ed è un attaccante ed è un buon difensore, poi si arrangia anche a fare tutto. Allora, non possiamo fare adesso Anna Maria e punto Virtus, perché diciamo che intanto è punto a punto, la Virtus era arrivata a più 4, ma ora Venezia è a meno 1, a poco meno di 2 minuti dalla fine. Però abbiamo un'altra Virtus di cui parlare, giusto? Esatto, abbiamo la Virtus delle ragazze che hanno perso quest'oggi. Però la vittoria è di tutta Bologna, della Virtus Rosa, di questo gruppo fantastico di ragazze che abbiamo ospitato proprio qui l'anno scorso a fine stagione, di essere ripartite in quella Serie A che hanno meritato sul campo non una ma due volte in 3 anni. Hanno perso 76-79 da Broni a Chianciano alle 14 in questa giornata che da qualche anno il basket femminile regala di una serie di incontri che si giocano in una sede diversa da quelle che sono le solite sedi, diciamo, delle squadre che partecipano. Ha giocato una partita a rincorrere, però non ha mai mollato, è arrivata a 3 punti alla fine, e vi do i punteggi partendo volutamente dalle 5 ragazze che sono rimaste dell'anno scorso. Dalì ne segna 10, 3 soli Tassinari, 7 Tava, non segnano Rosier e Cordisco. Poi sono 12 per Williams, 11 per Basic e Salvadore se ne segna 33. Le prime 5, ripeto, sono quelle che hanno meritato la promozione. Però noi siamo vicini a queste ragazze e a questa Bologna del basket femminile. La prossima partita sulla carta è proibitiva, vanno a giocare a Ragusa, è una delle 3 squadre favorite, però già la mentalità delle 5 rimaste mi pare si sia trasferita a una squadra che non ha mai mollato. Allora, aspettiamo per la classifica, invece parliamo... Adesso parliamo del punto Reggio Emilia. Sì, qui coinvolgiamo anche Fabrizio. Io mi sono scritto Brodino per Reggio Emilia a Cantù. Voi sapete la stima che ho di coach Buscaglia, totale. Però Reggio Emilia non tanto a Brescia, dove ha fatto un calo finale inopinato, ma insomma nella sconfitta interna non mi era piaciuta. Mi sembra che Fontecchio continua a rimanere un giocatore inespresso, cioè potenzialmente forte, e continua a vederlo giocare a 8-10 metri da canestra. Non deve fare il pivot, ma è alto 2,3 metri, che vada anche vicino, prenda una palla in tacca, giochi uno contro uno, vada al rimbalzo, non che mi faccia la Guardiola e tira da 8 metri, anche oggi 1-4, però 5-6 da 2, vada lì a giocare. Però Reggio Emilia vince a Cantù, che mi sembra una squadra, nonostante Pancotto, che potrà avere dei problemi, perché non mi pare
un grande assemblaggio. Hanno vinto a Brindisi la prima, ma farà fatica. E Reggio Emilia porta 6 giocatori in doppia cifra. Poeta, che continua a essere un poeta del basket, 5 assist in 17 minuti, e Mecker, il playmaker, ne fa 10 assist in 23 minuti. Aggiungi qualcosa, Fabrizio, sul Reggio? No, io sono convinto che Reggio Emilia sarà una delle rivelazioni della stagione, anche se la partenza inevitabilmente, con un rinnovamento totale quale c'è stato, può avere qualche problema. La chiave della crescita di Reggio Emilia sarà questo playmaker, Medel, mentre un altro di 2 giocatori stranieri sicuramente migliori a tutti quelli visti l'anno scorso, sia Owens, che oggi ha fatto un 6 su 6 da 2 punti, che Upshaw, giocatori molto interessanti. Upshaw oggi 4 su 6 da 3 punti. E ora? Allora, ora abbiamo Damiano Montanari qua in studio, quindi cosa ci dici? Ne abbiamo già parlato con lui. Adesso prendiamo intanto questo libro, Fortitudo, 2 colori, 1 amore, edito da Minerva, scritto da Damiano, un libro sicuramente scritto di corsa, come ha corso la Fortitudo l'anno scorso per salire in A1, perché sicuramente, come si usa fare in queste circostanze, ti sarei mosso anche in anticipo con tutte le scaramanzie del caso. Ma lo sprint finale deve essere uno sprint importante. Lo sprint finale è stato uno sprint importante, nonostante questo, diciamo così, siamo riusciti, perché molto merito va condiviso anche con lo staff di Edizioni Minerva, quindi dall'editor Elisa al grafico Francesco, insomma gente che ha condiviso con me le notti di lavoro. Mi sono mosso verso gennaio-febbraio più o meno, ecco, con tutte le scaramanzie del caso, si capiva che poteva essere l'anno buono, è uscito quello che io ho definito a posteriori un po' un diario delle emozioni, proprio perché parla, come si legge anche nella dedica, dopo la prima pagina, parla a tutto il popolo bianco-blu, quindi è per tutti coloro che hanno la F nel cuore, e racconta un po' questa stagione particolarmente avvincente, una stagione unica che rende unico e storico questo libro. Dove si trova intanto? Perché questo libro si trova al Fortitudo Point, sia in via San Felice 103A a Bologna, sia in via Andrea Costa a Castelmaggiore, si trova in libreria, si trova su Amazon, sul sito di Edizioni Minerva, quindi si trova un po' dappertutto nel momento in cui uno desidera leggerlo, desidera cercarlo. È un libro che è stato fatto, si compone di 10 capitoli, 8 capitoli più un prologo e un epilogo, 10 in totale, come 10 sono stati gli anni di esilio forzato della Fortitudo dalla Serie A. Ci sono interventi, contributi importanti di tifosi eccellenti come Fabio Bazzani, Alessandro Bergonzoni, l'attore, il grande ex, è stato il migliore del mondo come arbitro, Pierluigi Collina, Gaetano Curreri, il cantante degli stadio, Manolo Gabbiadini, calciatore, Lodo Guenzi dello Stato Sociale, Gianni Petrucci, Andrea Tedeschi come responsabile comunicazione della Fortitudo, e c'è pure Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di Calcio, che è grande tifoso Fortitudo, innamoratosi dell'Aquila durante la sua esperienza al Bologna. Ora, sembra una contraddizione in termini, durante la citazione del libro sulla Fortitudo dobbiamo dare il risultato della Virtus. Vinto la Virtus, Segafredo 75, Umana Venezia 70, subito un grandissimo Teodosic con 22 punti in 21 minuti, 3 su 3 da 2, 4 su 6 da 3, 4 su 4 ai liberi, 6 assist. Valutazione? La valutazione 28. Quindi immaginiamo e vi preannunciamo un Alessandro Stagni scatenato e quando sentiamo battere da parte di Max sul vetro vorrà dire che abbiamo contattato Ale dal Paladozza. Senti, cercando di essere sintetico, perché dobbiamo sentire appunto anche Alessandro, un tuo
commento su questa Basket City, non più soltanto a parole ma nei fatti. Fortitudo promossa, Virtus talentuosa e ambiziosa, le ragazze che riescono a farla uno, nessuno ha questa situazione. Ecco, da giornalista penso che sia un sogno vivere. Assolutamente. Allora, giornalista è innamorato del basket, tra l'altro. Certamente. Allora, comincio dicendo che prima della giornata di oggi avevamo Virtus e Fortitudo in testa in Serie A e non succedeva da 18 anni. E già questo, secondo me, è un dato che inquadra bene quanto sia importante e quanta attenzione abbia oggi di nuovo Bologna come Basket City. Chiaramente Virtus e Fortitudo fanno due campionati diversi, ma solamente il ritorno del derby, l'andata si disputerà a Natale in Fiera, il ritorno venerdì 17 aprile al Paladozza in casa Fortitudo, già quello secondo me restituisce a tutta Italia, a tutto il movimento, un vero e proprio evento, tanto che si era parlato di farlo appunto in fiera sia l'andata che il ritorno all'interno di una vera e propria fiera del basket. Alle due torri, diciamo, di Basket City si aggiunge una terza che con merito e con mia grande piacere e soddisfazione è riuscita finalmente a tornare a giocare in quella categoria che mancava da tantissimi anni e che era stata propria della Libertas. Di cui parlo anche appunto in un libro di tanti anni fa, Libertas 50 anni di basket bolognese, quindi allora il patron era Gianfranco Civolani. Quindi davvero Bologna città del basket, credo che quest'anno ci potremo divertire. Beh, questo sicuramente. Senti, tornando sulla Fortitudo, c'è secondo te in questa Fortitudo convincente, la partita di oggi non lo dimostra, ma a Pesaro e in Venezia sicuramente sì, ecco, qualcosa della Fortitudo vincente della 2 si è trasferito a questa Fortitudo che ha cominciato bene questa stagione in A1? Allora, sicuramente un punto in comune con l'anno scorso è un grande gruppo, cioè il fatto che i giocatori stanno bene insieme, si sta consolidando un ambiente molto positivo all'interno dello spogliatoio, cosa non scontata, diciamo così, se ne parla sempre in modo retorico, ma l'anno scorso questo è stato sicuramente uno degli aspetti fondamentali per la promozione della Fortitudo. Un'altra caratteristica della Fortitudo l'anno scorso, questa volta più tecnica, dovrebbe essere, fa specie di dirlo dopo la partita di Varese, però io rimango dell'idea che sia stato un po' un incidente di percorso, è l'intensità difensiva, cioè dovrebbe essere una squadra con quel tipo di caratteristica, anche se rispetto all'anno scorso questa Fortitudo ha una vocazione offensiva molto più spiccata, credo che la fase difensiva sarà indispensabile per centrare i risultati importanti per raggiungere l'obiettivo. Sentiamo se c'è Alessandro. C'è Alessandro. Ah, niente. Allora, okay, allora no, no, ma continuiamo. Boicottaggio Fortitudo, cioè il libro Fortitudo esce la vittoria Virtus. Siamo boicottati. Allora, no, devi due risposte brevissime e chiediamo la stessa cosa a Fabrizio, però avete veramente due parole per rispondere su questo. Fortitudo sarà soddisfatta dal tuo punto di vista a fine stagione se, brevissimo, se raggiungerà la salvezza con 3-4 giornate di anticipo. La Virtus sarà soddisfatta a fine stagione se? Arriverà in finale scudetto. Stessa cosa, Fabrizio. Fortitudo, secondo me, sì, deve salvarsi con un buon anticipo, se no non sarà una buona stagione. La Virtus credo che debba andare in finale scudetto. La penso come voi. Credo che sentiamo da Max se possiamo mandare la classifica e i risultati o è presto? Allora Anna. Allora Fabrizio. Appena arrivano. Esatto. Fabrizio è chiamato a un compito difficile perché lui è bravissimo, non nella lettura. In più mi avete messo il video di traverso. Se no non c'era gusto, no? Sassari vince a Trento 76-73, Brindisi batte Brescia 88-78, Milano batte Trieste 88-73. Roma batte Cremona 97-94, Varese batte la Fortitudo 83-60, Reggio Emilia vince a Cantù 92-75, Treviso batte Pistoia 87-72 e infine la Virtus batte l'Umana Venezia dopo un lungo inseguimento 75-70.
Quindi la classifica che andiamo a vedere Virtus è l'unica con Sassari. A seguire, sì, Sassari è solamente prima in classifica, agganciata però dalla Virtus a 6 punti. Inseguono a 4 punti Brescia, Trento, la Fortitudo, Brindisi, a 0 punti rimangono Pistoia, Pesaro e Trieste. Credo che saranno queste le squadre che dovranno lottare, penso anche con Roma e Cantù per la salvezza. Diciamo che c'è questa anomalia delle squadre che riposano, quindi finora hanno riposato Pesaro, Cremona e la terza e Cantù. Quindi abbiamo qui con noi Alessandro Stagni. Ci sei, Ale? Buonasera. Guarda, ho già annunciato che sarai emozionato, che la voce ti tremerà, che a vedere la Virtus e Teodosic così. Prosegue la tradizione, io al tuo posto e la Virtus vince. Beh, allora direi che a questo punto la fissiamo, io la prossima volta mi siedo comodamente sulla poltroncina di fianco a Marco e andiamo avanti così per tutta la stagione. No, innanzitutto buonasera a tutti, sono qui sotto nella sala stampa del Paladossa, sto aspettando che arrivino gli allenatori e se avete piacere vi do un commento a caldo certo. Di quello che ho visto io sulla partita. Intanto dacci subito il, penso sia scontato, ma insomma, il miglior giocatore Virtus, dai. Allora, il mio personale, e ti dico la verità, questa sera lo devo dividere tra ovviamente il Teodosic della situazione che è entrato in campo in punta di piedi, poi ha preso in mano la situazione e devo dire che al Paladossa era un po' di tempo che non si vedeva un giocatore del genere, ma ci metto anche il Kyle Wims dell'ultimo quarto perché si era mancato completamente come molti suoi compagni nei primi tre quarti, nell'ultimo è uscito alla grandissima e credo che se la Virtus stasera può festeggiare la vittoria contro Venezia ci sia molto del suo in questa partita. Partita che purtroppo ha visto la Virtus per i primi tre quarti sempre inseguire ed essere molto deficitaria nel tiro da fuori dalla distanza, cosa che invece entrava molto molto bene a Venezia. E poi nell'ultimo quarto c'è stata questa inversione di tendenza, anche la Virtus ha cominciato a fare qualche canestro anche da tre punti e la situazione si è decisamente ribaltata. Ho visto stasera qualche anche quintetto in campo un po' così anomalo che non avevo ancora visto, per esempio ho visto per qualche attimo Gamble ed Hunter giocare insieme, quindi Hunter da 4, Gamble da 5, abbiamo visto anche giocare Baldirossi e Ricci, Baldirossi 5 e Ricci da 4. E devo dire l'unica cosa che non mi è piaciuta questa sera, nonostante si debba festeggiare perché battere i campioni d'Italia è sempre una bella soddisfazione, ho visto una Virtus soprattutto nei primi tre quarti a mio modo di vedere un pochettino distratta e soprattutto con questa ansia, non l'avevo ancora vista di questa squadra quest'anno, questa ansia di voler recuperare il risultato a tutti i costi e quindi giocare spesso in velocità. Io credo che questa Virtus debba invece sempre giocare ragionando e cercando di battere il suo ritmo, che è un ritmo non certo di quelli asfiglianti. Questo è un po' il succo di quello che ho visto questa sera. Fatemi magari delle domande così riesco a rispondere. Voglio dire, da tifoso Virtus, da appassionato, fondamentalmente sei contento, credo, no? Cioè, la Venezia di oggi era una Venezia piuttosto concreta, non era una Venezia in gita premio. Arrendevole. No, è verissimo. Quella di stasera credo sia stata una Venezia molto più concreta, molto più reattiva, molto più cattiva anche in difesa. La Virtus nei primi tre quarti ha fatto veramente tanta fatica, soprattutto da sotto ha fatto veramente tanta fatica. Le penetrazioni dei piccoli sono state veramente contate, ecco. Quella di stasera era sicuramente una squadra, è stato un buon test sulla quale poi Giorgevic e i ragazzi dovranno fare le loro considerazioni. Buono, devo dire, un buon risultato, c'è stata una grossa partecipazione del pubblico, così vi do anche i contorni. Direi che insomma è una bella serata e la Virtus, lo dico questo in maniera un po' egoistica, mi ha fatto un piccolo regalo visto che domani, come voi sapete, entro in ospedale per un intervento e allora insomma mi ha fatto questo piccolo regalo. Però domenica possiamo sperare di averti?
Allora, domenica io spero, non ve lo assicuro perché dipende molto anche dall'esito dell'intervento e soprattutto dal post operatorio, io come sempre farò di tutto per esserci, se proprio proprio vi posso già garantire almeno un collegamento telefonico come questo, ecco, questo, su questo sicuramente ci siamo, ecco, sulla mia presenza in studio spero di esserci, cioè, perché questo vorrebbe dire che è andato tutto veramente alla perfezione, ecco, però nel caso insomma sicuramente ci sentiamo per felice. Va bene, Ale, grazie, grazie del tuo intervento, in bocca al lupo per tutto, va bene? Grazie, in bocca al lupo, Ale. Un saluto a Marco, a Fabrizio e a Anna Maria che stasera debutta, le faccio tanti auguri di essere con noi per tanti anni e ci vediamo alla prossima domenica. Grazie, grazie, grazie Ale. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo fatto la classifica, abbiamo recuperato la Virtus, adesso? Vi ricordo il numero a cui potete inviarci gli sms, 366-2710-250, intanto chiedo a Fabrizio se sono arrivati degli sms. Sì, perché stasera è durissima, che abbiamo la Virtus in contemporanea, Juventus contro l'Inter, quindi... Però abbiamo i tifosi Fortitudo che partecipano. Davide, oltre alle percentuali da tre punti di Varese, credo che il dato più inquietante sia quello dei rimbalzi, ben 18 tiri in più dal campo per Varese. Stephens, anche nella ottima partita con Venezia, ha preso un rimbalzo e insieme a Daniel fanno 4 e 6 rimbalzi complessivi nelle ultime due gare. Sims è un'assenza pesante. Beh, è il dato che ho messo, l'unico dato di percentuale che vi ho messo in evidenza, vi ho messo in evidenza l'eccesso e l'eccessivo numero di tiri da tre punti della Fortitudo, soprattutto nel primo quarto, 10 tiri in 10 minuti da tre punti, segnandone due e 28 rimbalzi a 40 e soprattutto i 28 rimbalzi presi, 8 da Fantinelli e gli altri dagli esterni e pochissimi dai lunghi. Stevens è sicuramente a questo livello, ha dimostrato di cavarsela con la sua agilità in attacco, soprattutto con Venezia, 8 su 9 al tiro, sembrava un'anguilla, però non è soltanto che lui è 2,2 m, 2,3 m, è che non arriva a 100 kg. Insomma, in queste battaglie lì sotto sicuramente fa fatica. Daniel, me lo ricordavo, molto più rimbalzista, sono sincero, lo trovo anche ingrassato. Magari è un'impressione mia. È un po' più muscoloso, messo su un po' più di massa muscolare, chiaramente un po' meno esplosivo perché è un po' invecchiato. Non tanto, ma neanche 30 anni. Cioè. È un 88, credo, 31 quindi, 31, però rispetto al 2015-16 è stato Daniel la prima. 15-16 è un Daniel sicuramente meno esplosivo. È un ecco, a proposito di esplosività, tu prima parlavi di Mayo e di Simmons. Allora, è vero che giocavano in A2, è anche vero però che dalla A2 possono uscire giocatori interessanti. È anche vero che l'anno scorso, se ti ricordi, Reggio Emilia, quindi squadra di Serie A, aveva cercato di prendere Simmons, che poi da Montegranaro, che poi insomma era riuscito a trattenerlo. Comunque è un giocatore che era già, diciamo così, entrato nell'orbita di squadre di Serie A, chiaramente non in lotta per lo scudetto, però in lotta, esatto, diciamo così, di una medio-bassa, media classifica, ed è un giocatore che secondo me insomma in Serie A ci può stare, sicuramente. A proposito di esplosività, sicuramente Stevens oggi ha pagato, come ha pagato tutta la Fortitudo, una prestazione decisamente negativa. Effettivamente, per il tipo di giocatore che è, l'alternativa sarebbe rispetto a Daniel più che a Sims. Solo che io credo che il problema non sarà nemmeno preso in esame, qualora davvero fosse l'alternativa a Daniel. Come ha detto bene Fabrizio, ci sono ancora una bella serie di partite prima di esprimere dei giudizi, no? Perché certo, ma è chiaro, insomma, debutti con i campioni d'Italia, fai una partita clamorosa, poi fai una negativa, vedremo le prossime. Fabrizio? Paolo, il solito Aradori che condiziona le squadre in cui gioca, punti ma tanti tiri e poca difesa. È questo giocatore qui, Aradori. Io contesto il fatto che lui sia così scarso in difesa, nel senso, è vero che non è un difensore nato, ma secondo me è più ingombrante il suo modo di giocare in attacco di quanto lui non patisca in difesa. Qualcosa concede, ma in attacco è furbissimo, si inventa dei canestri, prende tiri liberi, prende rimbalzi.
è che ha un modo di giocare ingombrante, sono d'accordo, però è questo giocatore. Io credo che per la Fortitudo avere un giocatore che comunque ti garantisce 15 punti, te ne fa 20 contro Venezia, una partita che vinci in volata, sia importante averlo. È un giocatore ingombrante, l'aggettivo di Paolo lo condivido. Ed è anche, se posso, 3 secondi, ed è anche un giocatore, giustamente come dicevi tu, decisivo, perché con Venezia l'espulsione di Watt, di fatto in coabitazione, diciamo così, insieme a Stipcevic, la provocata di fatto a Radori, perché è stata sua la gomitata, poi non vista, quindi furbo, chiamato fuori Watt, e poi ha suscitato, diciamo, la reazione di Watt e fuori di Stipcevic. E anche quel fallo alla fine, diciamo così, fallo un po' dubbio, che l'ha mandato in lunetta. 2-2. Esatto, cioè. 2-2, e lì ha vinto la partita, quindi senza Radori con Venezia non si vinceva mai. Mai. Mi ero perso un pezzo del messaggio di Paolo, che diceva anche che un investimento di 4 anni non l'avrebbe fatto su Radori. Poi Luciano, che ci chiede, la F è poco atletica e troppo vecchia, con Mancio, Cinciarini, Leunen e Stipcevic, e la panchina non mi sembra dia troppe garanzie. Io credo che, mi sembra che lo ammettesse anche Cararetto nelle sue parole, che il problema di differenza fisica con molte squadre ci sia, e sia congenito e difficilmente rimediabile con questo tipo di squadra, e quindi bisognerà fare di necessità virtù. È vero che Venezia è una squadra, ma più che fisica Venezia è una squadra che ha peso, che ha muscoli, che non è la stessa cosa. Vidimar è un giocatore lento, atletico, il giusto, insomma, non era proprio una squadra da un punto di vista della fisicità, dell'atletismo, intendi tu, dell'esplosività, però insomma una squadra che fisicamente... Comunque questo era il quesito di Luciano. Sì, credo che questo sia un dubbio corretto, il tutto accentuato dall'assenza di Sims, perché è evidente che l'unico giocatore che si avvicina a 2,10 m, l'unico giocatore che può andare per aria a prendere una palla, l'unico lungo che può tirare anche da fuori, manca, e questo, devo dire, accentua una fisicità sicuramente bassa. Io penso che qui debba venire in soccorso la sagacia tecnico-tattica di Martino, mi spiego. Non nel far la squadra, l'ha fatta esperta, poco fisica, ma va bene così. Anche l'anno scorso non era molto fisica questa squadra, era alta ma non reattiva. La sagacia tattica è quella di usare quintetti, tra virgolette, furbi. Ecco, se sinceramente un quintetto dove ci siano insieme Mancinelli, Cinciarini, Robinson si chiama, insomma, un po' il peso, un po' la lentezza, diventa complesso. In questa squadra Fantinelli ha un'importanza capitale, capitale. È il giocatore di quelli promossi che meno ha sentito il salto dalla 2 alla 1. Ha ragione coach Pillastrini, me l'ha sempre detto, che Fantinelli da 5 anni è un giocatore di A1, solo che lui è un giocatore troppo modesto, troppo umile e troppo critico verso se stesso, ma lui prende rimbalzi, penetra, scarica. Ha fatto un tiro da 3 punti, l'ha anche messo, perché lui non è un tiratore da 3 punti, ma non è peggio di altri. Ti sta lavorando con Comuzzo molto questo sul è già, tiro. Questo è già un aspetto. E questa è già una discreta garanzia. Perché come sempre basta una sconfitta e già prevale il pessimismo. Ah, certo. Sì, no, ma infatti e addirittura nella vittoria della Virtus c'è qualche messaggio di chi però vede qualcosa che sarebbe stato meglio, qualche vabbè. Giocatore che sarebbe stato meglio di quelli che ci sono. Il problema di Daniel, dice Luigi, è la concentrazione nell'arco di una partita a più di un momento di stacco totale. Io vorrei sapere cosa avrebbe scritto o cosa ha scritto dopo la partita a Pesaro. Dove ha fatto 20 punti o 17? 17, che è stato assolutamente determinante. Allora, io continuo a dire la stessa cosa, ma ne sono convinto. È stata una partita così, è una partita... Solo le prossime diranno. Diciamo che dopo una partita tanto bella non ti aspetti una tanto partita, brutta, però vero, ci sta. È vero, è vero, è vero. È vero. Giacomo invece sulla Virtus, credo che Gaines sia un giocatore in grado di giocare in continuità in attacco, non in squadre di questo livello, in cui la pressione psicologica è quella di fare fruttare meglio, meno palloni rispetto a una Cantù. Quindi chiede un commento su questo e aggiunge, un Cooley ci avrebbe aiutato più di Gamble.
Ma a me Gamble sinceramente non dispiace per nulla. Intanto è 4-5 cm più alto di Cooley, che è bello largo ma non è certo molto alto. Gamble salta, ha un ruolo specifico e in Europa secondo me ha più senso di Cooley. Gaines sono d'accordo che possa avere questo limite. È un giocatore che ha fatto cose straordinarie a Cantù, non altrettanto nella sua prima versione a Caserta, però è un giocatore che ha fatto 43 punti o 42 a Milano contro Milano, cioè è un giocatore che ha una potenzialità enorme. È vero che in questa squadra, dove c'è Teodosic e Markovic, giocatori straordinari, serve magari più uno che gioca bene pochi minuti e pochi palloni, però insomma tutte le squadre sono fatte da ingegneri, capomastri, geometri e qualche operaio. Ecco, spetta all'allenatore trovare le giuste dimensioni di ognuno, le giuste posizioni, e spetta al giocatore capire quello che deve fare. Insomma, io Gaines l'avrei preso tutta la vita, poi vediamo. Stefano, sempre a proposito di Virtus, credo che la gestione di Djordjevic di stasera sia stata ottima, soprattutto nel quarto quarto in cui ha rimesso in ritmo Vamps, Gaines e sfruttato Hunter, facendo il break anche senza Teodosic. Hunter mi sembra che già nelle partite precedenti venga sfruttato in questo modo. Gamble fa, tra virgolette, il lavoro sporco, apre un po' il campo, ma Hunter, pur non essendo un gigante, perché sarà 2-2, 2-3, va a delle altezze che nel finale, quando la gente è più stanca, gli passa sopra. Insomma, Djordjevic ha l'esperienza da giocatore e da allenatore di gestire bene le situazioni. Noi abbiamo visto la prima parte, non la seconda, ma mi fido di questo commento. Marco dice: concordo che ci voglia più equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte. Questo vale anche per la stampa, che mi sembra eccessivamente buonista e abbia perso un po' di spirito critico. Quindi per me. No, se per te o se in no, generale? Generale, sì. Generale. Io posso parlare per me, sinceramente non lo so. Il discorso dell'equilibrio, vedi, anche lui concorda sul discorso della critica. Veniamo da una io parlo della Fortitudo perché scrivo di Fortitudo per il Corriere dello Sport Stadio. Secondo me la Fortitudo viene da una stagione straordinaria, al di là del libro che è stato scritto, ma veramente una stagione che è entrata nella storia. Ha cominciato da neopromossa, vincendo 2 partite su 2, vincendo a Pesaro, battendo i campioni d'Italia in casa, che abbiamo visto è nato del grosso filo da torcere a una Virtus che è fatta per arrivare in finale scudetto. Ha giocato una partita brutta a Varese, però insomma, era, voglio dire, se all'inizio della stagione si fosse detto prime 3 partite la Fortitudo ne vince 2, secondo me firmavano tutti. Anche una. Io credo che qualcuno abbia firmato anche con una vittoria. Abbiamo qualcos'altro? L'ultimo direi, sì. Concordo con Marco, Fantinelli è giocatore importantissimo, dice Davide, secondo me inconsciamente c'era anche una sorta di appagamento e supponenza viste le prime 2 vittorie. Loro avevano più voglia e fame, gli occhi giusti li ho visti solo in Fantinelli. Comunque, Davide, guardiamo le prossime partite, su Fantinelli concordiamo. Io credo che questo sia un giocatore col nulla che c'è che potrebbe davvero ambire anche alla nazionale. Oltre a un altro giocatore che non viene mai preso in considerazione, che è De Nicolao, tutt'altro tipo di struttura, no? Quasi 2 metri Fantinelli, poco 2,80 De Nicolao, ma playmaker eccellente, duro in difesa e diventato anche ottimo tiratore. Ci riposiamo ora un Torniamo po'. Subito, andiamo un attimo in pubblicità. Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai? Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre. Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io. La tua villa in Provenza? È regalata. Però la tua Ferrari è l'elettrauto. Vabbè, e allora? Taxi Click, geolocalizzati, un'app gratuita ancora più easy e arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi Click Easy è straordinario. A
Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi regali, scopri le nuove bacheche portachiavi Mia Key e le cover intercambiabili per la cassetta postale Mia. Trova quella che più ti piace e cambiala quando vuoi. www.alubox.it. Seguici su Facebook. Alubox, apposta per te. Che sapore ha la gioia? Ha il sapore delle cose più semplici, vere, naturali, come Yomo. Perché Yomo 100% naturale ha tutta la bontà del caffè e del latte italiano. Senza aromi, coloranti, addensanti. Con un gusto che ha la gioia dentro. Yomo, il gusto della gioia. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop. Shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online, dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Testimonial d'eccezione di Eurocamp, coach Stefano Pilastrini ed il play vice campione olimpico Gianmarco Pozzecco. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Chi guida una Subaru ha molto da raccontare. Sono Alberto e la mia Forester mi ha salvato la vita. Mi chiamo Gianni, la mia Outback ha fatto 1 milione di chilometri. Sono Marco e con la mia Subaru XV continuano 30 anni di passione. Quale sarà la tua storia? Scopri le loro su storiedeguidavera.it e prenota un test drive per provare cosa vuol dire davvero guidare la sicurezza integrale di serie Subaru. Subaru a Bologna è Interauto, concessionaria unica per Bologna e provincia. Vieni a vedere le nuove Forester, Legacy, Outback e Impreza. Tutte quattro ruote motrici e disponibili con motori B-Fuel o diesel. Bentornati in studio. Marco, facciamo un'analisi della Lega 2. Sì, parliamo del girone est, cioè il girone dove ci sono le squadre della nostra regione. Imola comincia male, perde con Montegranaro 73-80 e si salvano i due americani, Bowers 19 e Morse 20. Ferrara vince in volata con Orsi Nuovi 78-77 con 19 di Baldassare e 10 di Ebeling figlio però. Sottolineerei di Baldassare 5 su 5 da 2, 9 su 10 ai liberi e 6 rimbalzi. Una grande partita. Questi sono addirittura i risultati che ci dà anche Max. Mantova va a vincere nettamente con la Segefa Piacenza 81-66. Mantova è una squadra davvero molto, molto ambiziosa, ha preso Loson, giocatori davvero importanti per coach Finelli. E poi vado a vedere Forlì Ravenna. Sorpresa. Con grande sorpresa, Forlì è una squadra molto ambiziosa, Ravenna con nuovo allenatore va a vincere 76-70. Evidentemente in classifica hanno 2 punti le squadre che hanno vinto, 0 le altre, perché il campionato è appena partito. Noi parliamo sempre di Verona, dove oltre a Rosselli e Esbruck ci sono anche fior di giocatori, però attenzione a Verona parla di Udine che ha ambizioni. Udine.
ribadisco, attenzione a Mantova, che è davvero una squadra importante. Due parole sull'altro giornale per dire che ho visto una bella Torino di Cavina. Non è una novità, Cavina è bravo. Novità, ma soprattutto la partecipazione di pubblico, che evidentemente ha voglia di mantenere il basket a Torino e ha creduto nel progetto encomiabile del presidente di Sassari Sardara. La prima sorpresa nel girone ovest invece è il KO di Scafati a Bergamo, che non è la Bergamo dello scorso anno perché ha perso parecchi giocatori importanti, ma coach Galvani ha preso un po' la vendetta dell'ex dopo la vicenda, tra l'altro, delle sue dimissioni per la questione del messaggio su Facebook sulle cure di alcuni suoi giocatori. Quindi bella soddisfazione per un coach che è anche una grande persona come Galvani. Sì. Per quanto riguarda il giocatore Virtus, non avendo visto la partita, possiamo solo confermare quello che ci ha detto Alessandro, e credo che il rientro di Teodosi sia stato una cosa bella per tutta la pallacanestro, e comunque è rientrato in un modo che va oltre ogni aspettativa. Invece il giocatore della settimana Fortitudo. Non è facile scegliere un giocatore in una squadra che gioca così male come ha giocato male Fortitudo oggi. Io ho scelto Fantinelli perché, ripeto, mi sembra il più pronto per giocare in Serie A. 7 punti, 8 rimbalzi, 3 assist, difesa, regia. Insomma, mi sembra il meglio o il meno peggio, come scegliete voi. Quindi ora è il momento dell'altra metà del cielo. Sì, perché noi vogliamo dare un'occhiata, Damiano, anche alle squadre della nostra regione che fanno la Serie B. Faenza perde con l'altra Montegranaro, perché anche a Montegranaro c'è una grande rivalità. La Sutor, la vecchia Montegranaro, è questa. Esatto. Vince 98-96 su Faenza, Cesena batte Iesi 58-46, Ozzano continua a vincere, vince 8-3-7-2 con 17 per Dordei e 18 per Iattoni. La Bache di Piacenza perde a Senigallia 78-74, Cento ha fatto una grande fatica che non è dimostrato dal punteggio, batte Giulianova Basket 72-54, ma era sotto e anche nettamente nel primo tempo, 17 per Leonzio e 12 per Ranuzzi. Marco, allora adesso abbiamo la lavagna del coach. Sì, di solito sviluppiamo i temi con Stefano Pilastrini, stasera siamo di corsa per questa puntata molto, molto intensa, qui coinvolgo ancora Damiano. Avevamo questo quintetto di allenatori liberi così importanti, da con migliaia di panchine sulle spalle, sommandole loro, in partenza della stagione, Moretti, Boniciolli, Sacripanti, Pianigiani, Pillastrini, era un bel quintetto anche da far giocare. Moretti, con grande umiltà e cenere in testa, è ripartito addirittura dalla C Silver, quinto o sesto campionato, a Reggio Calabria. Boniciolli, che è un animale da palestra, non riesce a stare senza, riparte da un egg school. Dalla Don Bosco Prep, Institute, sì, prep Indiana, school indiana. Sì, esatto. Ha già lanciato i suoi proclami, qui si programma in Italia no, non si investe, cose naturalmente. Credo giuste, abbia anche un escape. Sì, però. Ha un escape, può andare, può liberarsi. Ha detto con molta sincerità che non ha uno stipendio, nel senso ha una diaria, praticamente gli permette di vivere in America, che non è poco perché è molto cara la vita, ma non guadagna, e quindi il guadagno se lo gioca nel vivere là, e quindi su una chiamata è pronto a ripartire. Sono d'accordo che qua si lavora poco, ora su quanto si lavora in America avrei molto da dire, sia sul piano culturale, sulle università americane, sul loro livello di studi e anche sul piano cestistico, visto anche tante lacune che i professionisti hanno, e quando poi vengono a giocare i mondiali poi si vedono. Però magari qui in questa scuola si cerca di recuperare quei giocatori, se ho letto bene, che sono ritenuti interessanti ma non pronti per andare al college, e quindi si lavora in diretta. Penso che questo sia un lavoro perfetto per Matteo, che ha questa passione. Rimangono liberi ancora Pillastrini, Pianigiani e Sacripanti. Tre bei nomi, voglio dire, no? Sì. Quindi credo che non rimarranno liberi per tutta la stagione, qualcuno di loro. Pillastrini non ha fretta, da quel che so. Sì, anche Pianigiani penso sia pagato ampiamente da Milano. Secondo me Pianigiani si godrà la stagione. Sacripanti mi sembra quello più, così, più disponibile, mettiamola in questo modo. Comunque,
noi facciamo il tifo per tutti gli allenatori, credendo che la scuola italiana sia importante, gli tiriamo gli orecchi soltanto agli allenatori, non a Pilastini perché lo fa, perché non hanno tanto coraggio nel lanciare i giovani, tutti, non questi in particolare, altri lo fanno con più, negli altri paesi con più voglia, ecco, e con più impegno. Marco, ti chiederei l'MVP della settimana a questo punto. Beh, io credo uno sia per forza Banks, perché ha fatto una partita, io non so, questo giocatore, parliamo di energia, lui ha 30 anni, li ha passati, ma questo non sta mai fermo. Lui si è superato contro Brescia, ha fatto 31, ha fatto 5 su 7 da 3, che non è la specialità della casa, 5 rimbalzi, 6 assist, 42 di valutazione, per un esterno è una cifra impensabile. 14 su 15 ai liberi anche. Sì, per gradire. Il tutto in 32 minuti. Sì, perché va preservato. Meio e Jakovic di Varese vanno citati, questo Letto ne ha fatto 19 punti, 4 su pazzesco, 5 da 3, e ha addirittura assatanato in difesa, una sì, cosa, sì, sì, sì. Una cosa. Poi, MVP oggi. Veramente, veramente incredibile. C'è qualche altro? Ma Banks non arriva nessuno. Aggiungerei Scola, perché comunque 20, i suoi 13 punti e 7 rimbalzi in 20 minuti li ha fatti. Roll, sempre di Milano, 22 punti in 24 minuti con 4 su 7 da 3. Finalmente Dyson, e la differenza si è vista perché Roma ha vinto la partita con Cremona, 25 punti in 30 minuti con 6 su 10 nelle triple per Dyson. Jefferson, un giocatore che a me piace moltissimo, 17 punti e 8 rimbalzi, e poi direi Teodosic a questo punto. Se lo merita. Entra di diritto. Allora ricordiamo ora le prossime partite, la prossima partita della Virtus e la prossima partita Fortitudo. Sì, la Virtus gioca mercoledì in Coppa contro il Maccabi Rishon in Eurocup, e poi Bissa domenica contro Pesaro, a Pesaro, in questo strano inseguimento con la Fortitudo, incontra sempre le stesse squadre, e direi che manterrà la testa della classifica. La Fortitudo ha un incontro delicato, secondo delicato. Me, contro Treviso, perché è più forte la Fortitudo. Anno scorso ha battuto in tutte e due le partite Treviso. Treviso mancherà sicuramente di Imbro, non so se gli manca anche uno straniero, però è una partita oggi prima vittoria per Treviso, sì, sì. Prima vittoria, partita delicata, però la Fortitudo dopo Varese è chiamata a un altro atteggiamento, è una riscossa, però non è una partita semplicissima. A questo punto vi ricordo i nostri appuntamenti settimanali, che cominciano da domani mattina con la replica di Basketland alle ore 8 sul canale 86 di Rete 8, e potrete rivederla in qualsiasi momento su YouTube o su Facebook digitando Basketland del giorno di questa giornata, insomma. Invece chi volesse seguirci fuori regione può farlo collegandosi alla sezione streaming del sito telerimini.it. E adesso invece Fabrizio, quali sono gli appuntamenti di Basket Magazine? Beh, innanzitutto proseguiamo con gli appuntamenti quotidiani sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, e nelle prossime settimane, direi verso fine ottobre, il primo numero della nuova stagione. Invece facciamo rivedere questo libro che Damiano ha consegnato alla stampa, Fortitudo, due colori, un amore, è scritto di getto per diciamo esaltare la grande cavalcata della Fortitudo vincente dell'ultimo campionato di A2, lo si trova sia sul sito della Minerva, giusto? Sì. Che nelle librerie. Nelle librerie, al Fortitudo Point, tutte e due le sedi, e su Amazon, insomma. Quindi, prego. No, dicevo, un'ultima cosa, un ultimo flash. Quello che rende ancora, diciamo così, più storico questo libro è tutta la parte finale con tutti i tabellini. Quindi ci sono, per gli amanti anche delle statistiche, anche per gli addetti dei lavori, agli addetti ai lavori, i colleghi, ci sono tutte le gare ufficiali, quindi di Coppa Italia, Supercoppa e regular season giocate dalla Fortitudo, con tutte le statistiche nei minimi dettagli. Quindi non c'è stato un copia e incolla, ma un lavoro certosino, diciamo così, diurno e notturno per arrivare a consegnare alla storia e a tutti coloro che amano il basket questa pubblicazione. Beh, comunque abbiamo un impegno con Damiano, che sotto Natale tornerà a farci visita, e cerchiamo di scegliere una serata in cui non c'è
una partita di elite in diretta come Virtus contro Venezia e addirittura Inter contro Juve sul calcio. Chiudiamo con... Ora ci tengo a ringraziare gli ospiti che abbiamo avuto nel corso della serata, Marco Calamai e Fabrizio Pungetti. Damiano Montanari e buonasera. Telefonici e Alessandro Stagni e Marco Carraretto. A domenica prossima alle 22. Come dice Alessandro, buon basket a tutti, anche a Damiano. Grazie. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da... Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai? Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre. Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop. Shopping Shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro.